Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questa nuova lezione del corso di disegno manga di Marionetta Matta. Allora, oggi iniziamo un capitolo piuttosto piccante. Infatti, una volta archiviato l'argomento pose dinamiche e movimento, vogliamo iniziare un nuovo argomento che ci porterà alla nuova Yonkoma, quindi al nuovo esercizio, l'esercizio numero 7. Ora, dal titolo avrete sicuramente capito di cosa sto parlando, perlomeno, insomma, i più smaliziati sanno che cos'è il genere ecchi. Per quelli che non lo sapessero, adesso andrò a dire la definizione precisa presa appunto da Wikipedia. Ecchi è una parola giapponese che deriva dalla pronuncia del nome inglese della consonante H, quindi H, ed è sinonimo di Eros. Ha un significato più attenuato rispetto all'hentai, quindi quando noi parliamo di genere ecchi stiamo parlando di un genere erotico, non pornografico, ok? Ma perché è importante parlare del genere ecchi in questo corso? Il motivo è semplicissimo, ovvero perché l'ecchi, che sia in forma pura con dei manga totalmente ecchi, oppure in pillole, quindi all'interno di contesti completamente diversi, come potrebbe essere appunto un manga shonen o shoujo, è un elemento importantissimo, quasi imprescindibile del disegno giapponese. Infatti io sono sicuro che all'interno di uno dei vostri manga preferiti, quelli che avete insomma nei volumetti, nella vostra libreria, ci sarà sicuramente qualche pillola ecchi. Ora, se in Giappone il termine ecchi può essere utilizzato anche per indicare un rapporto sessuale, questo tipo di accezione viene completamente eliminato qui in Occidente. Infatti, sebbene i manga ecchi giochino con il sesso, perché chiaramente la tematica è quella, non arrivano mai ad avere un vero e proprio rapporto sessuale, come ho detto prima, perché altrimenti si andrebbe a finire nel genere hentai, ma cosa ancora più importante, non vengono mai messe in mostra le parti basse del corpo né del ragazzo né della ragazza. Quindi ecco, voglio tranquillizzare tutti quelli che mi stanno guardando in questo momento. So che tra di voi ci sono anche dei ragazzi, delle ragazze molto giovani. Ecco, Marionetta Matta non è improvvisamente impazzito e non vuole indirizzarvi alla pornografia, eh? Voglio solamente parlare di un argomento importante perché riscontrabile in tanti manga. Quindi abbiamo detto che quando parliamo di ecchi stiamo parlando di erotismo, quindi di qualche cosa che stuzzica la nostra mente. Una delle particolarità del genere ecchi è che i personaggi hanno dei vestiti molto molto succinti che mostrano in maniera piuttosto evidente le linee del corpo. Ecco, adesso stiamo vedendo un esempio lampante. Questa è una ragazza che ha una maglietta, una divisa, insomma, sportiva. Credo che sia una divisa da basket, però chiaramente è talmente succinta che si vedono praticamente tutti i seni. Ecco, questa è un'immagine tipica ecchi. Se volessimo andare nella controparte maschile, ecco, avremo una cosa del genere, ovvero questo ragazzo che è vestito, però ha una maglietta che si sta tirando su, quasi avesse caldo, insomma, e questa posa, così come la vediamo, insomma, riporta al genere ecchi. Quindi il primo consiglio che mi sento di darvi è che se volete creare un disegno ecchi, dovete andare a creare degli abiti molto molto succinti. Un altro elemento importantissimo dell'ecchi sono le inquadrature. Infatti adesso voglio farvi vedere un'immagine presa para para da Fairy Tail. Fairy Tail non è un manga ecchi, chiaramente è un manga shonen, però Hiro Mashima ogni tanto inserisce tra una tavola e l'altra delle immagini ecchi o delle situazioni ecchi che possano comunque rendere l'avventura non solo piacevole ma anche un pochino piccante. Ecco, qui abbiamo un esempio di Lucy che è caracollata per terra e guarda caso, insomma, il mangaka ha deciso di inserire questa inquadratura vista da dietro in questo modo che è molto provocante, non trovate? Rimanda, insomma, a delle posizioni sessuali. Ecco, qui abbiamo un'altra inquadratura, ma piuttosto palese, presa sempre da Fairy Tail, e anche in questo caso l'immagine è chiaramente ecchi. Cominciate a capire che cosa si intende per ecchi? Stiamo parlando di immagini che possono in qualche modo stuzzicarci, però non sono propriamente delle immagini pornografiche, ecco. Quindi l'ecchi si può esprimere con dei vestiti molto succinti, ma si può esprimere anche con delle inquadrature molto molto particolari. Qui abbiamo un altro esempio preso da Air Gear, e come vedete anche in questo caso, insomma, l'immagine non è un'immagine di nudo, però insomma si intravede qualcosina e quindi tutto rimanda a un disegno ecchi. Ma l'ecchi raggiunge il suo apice nelle situazioni, quando ci sono delle situazioni
situazioni altamente ambigue, strane, molto molto particolari. Ad esempio, vi faccio vedere questa immagine. Questa è una tipica situazione ecchi, ovvero quando una ragazza sbadata cade addosso a un ragazzo, oppure i due stanno camminando, stanno correndo in due parti diverse del corridoio, girano l'angolo, si urtano e cadono per terra, e c'è questa situazione che vediamo, insomma, è una situazione tipica ecchi. Qui abbiamo invece un altro esempio, una ragazzina che si tuffa ingenuamente ad abbracciare non so se è il suo fratellone, non lo so chi è, comunque gli fa perdere l'equilibrio e guarda caso va a finire proprio sulle tette della ragazza. Quindi, a conclusione di questa prima lezione introduttiva sul genere ecchi, possiamo dire che l'ecchi non è un genere pornografico, è un genere erotico. Può essere trovato in forma pura con degli anime o dei manga completamente ecchi, oppure in piccole pillole inserite nei vari shonen, shoujo o volumetti, insomma, che compriamo. E i tre elementi importanti intorno ai quali gira appunto il mondo ecchi sono: avere degli abbigliamenti molto succinti, molto provocanti, giocarcela con delle inquadrature piuttosto particolari e creare delle situazioni ambigue. Prima di concludere questa prima lezione, voglio fare un piccolo esercizio con voi. Vediamo se avete capito come si fa a distinguere un genere ecchi. Ecco, adesso vedete questa immagine, scrivetemi in un commento qui sotto quali sono gli elementi di questa illustrazione che rimandano all'ecchi. Grazie per aver visto questo video, vi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale così potrete partecipare, insomma, in maniera attiva a questo corso, e se non volete perdere nessun video di Marionetta Matta, cliccate sulla campanellina che si trova a fianco al pulsante dell'iscrizione. E noi ci vediamo la prossima settimana per un'altra lezione. Un bacio a tutti i matti del mondo. Mua.